Tazio Secchiaroli ha raccontato la piccola e clamorosa storia dell'Italia mondana, quella della dolce vita e dei primi scandali, quella che ha ispirato a Fellini il termine non proprio dispregiativo di paparazzo. È stato per anni il fotografo ufficiale di Sofia Loren. Scegliamo assieme tre sequenze che documentino quei giorni. Il primo caso è quello che sembrò quasi una crisi di regime, il caso Montesi. Venne trovata sulla spiaggia di Tor Vaianica il cadavere di una ragazza che si chiamava Vilma e della cui morte non si sono mai capite né le ragioni né chi era il colpevole. Accusato era Piero Piccioni, figlio di un ministro, eccellente musicista, che poi coi processi si è dimostrato che era del tutto innocente. Frequentava un molto discusso marchese montagna, ma avevano detto che non si conoscevano. Secchiaroli, lei che cosa riuscì a documentare e a provare? Beh, riuscì a, con una fotografia a smentirli praticamente, cioè nel periodo del processo loro dicevano che non si conoscevano, io riuscì a fotografarli insieme e così li smentì praticamente, e il servizio mi pare fu pubblicato da qualcuno che conosciamo. Chi era? Era lei il direttore di Epoca. Ah, non mi ricordo di questo particolare. Sono gli anni di Via Veneto, di Ayke Nana, la danzatrice turca che si spogliò a Rugantino, spettacolo che adesso lo darebbero anche negli educandati delle suore o a un convegno di casalinghe, di Farouk, delle grandi attrici di Hollywood che si innamoravano dei fusti romani, Linda Darnell e il produttore Peppino Amato, Kim Novak e il marchese Bandini, Ava Gardner e Walter Chiari. Ed ecco il nostro Secchiaroli in azione. Che cosa fece allora? Ma io non feci niente, io frequentavo Via Veneto. La sera era l'unica spiaggia che c'era illuminata, l'unico pezzo di strada che era illuminato, c'era della gente. Siccome sono un ottambulo per natura, la sera cominciavo a frequentare Via Veneto. Precedentemente la frequentavo la mattina perché i grandi divi di Hollywood abitavano negli alberghi che stanno intorno a Via Veneto. Poi qualche volta ci capitai di sera e vidi che era piacevole questa strada, c'era della bella gente, belle ragazze, si incontrava della gente, non so, era frequentata, una sera fotografai Tennessee Williams e la Magnani, una sera Saragat con il suo entourage, e poi c'erano quasi dei posti fissi, l'altra volta c'era una novella parigina, una nota pittrice con delle ragazze, per cui per noi giovanotti era un incentivo. E cominciai a portare la macchina fotografica anche la sera e cominciai a fare qualche fotografia. Poi ci rendemmo conto, io e il mio socio Sergio Spinelli, che avevamo una piccola agenzia a Roma Press Photo, che le fotografie ferme venivano pagate molto meno, non venivano più acquistate, avevano bisogno di un certo movimento. E allora così venne istante, cioè notammo che se si coprivano oppure dicevano no, le fotografie si vendevano di più, si guadagnava qualche lira di più, era fatto proprio di pagnotta. E allora cominciamo a fare queste fotografie, cercando di documentare la cosa. Ma gli attori, ecco questo è il punto, venivano a Via Veneto sapendo che c'erano i fotografi e cercando di farsi fotografare mentre non volevano essere fotografati, mi si perdona il bisticcio di parole. No, era una commedia che recitavate da tutte sì, e due le sì, era uno parti. Scherzo, era un passatempo, poi Fellini, quel gran mago che è, ha preso questa cronaca che noi oggi vediamo concentrata, ma è diluita in due o tre anni e ne ha fatto quel grosso affresco che è la dolce vita. Senta, un grande fisico italiano, Bruno Pontecorvo, è scappato dall'Inghilterra dove lavorava e si è rifugiato in Russia, che era poi la patria dei suoi ideali. Di lui non si sapeva più niente, della sua vita laggiù non si avevano notizie. Finché non arriva il nostro Tazio Secchiaroli, come fece a rintracciarlo? Ma stavo a Mosca girando un film, Io amo due ami di Blasetti. Avevo sentito qualche voce girare, sentivo che lì si parlava qualche volta tra i corrispondenti dei giornali italiani, avevo sentito questa voce. Allora io mi portavo dietro sempre una laica, nascosta nel mezzo sotto la giacca a mo' di pistola, così proprio perché. E la sera dell'ultimo dell'anno del 60, in una festa alla Casa del Cinema, la Don Quino di Mosca, inevitabilmente, fatalmente, incontrai Pontecorvo. E allora, piano piano, di nascosto, cominciai a fare qualche fotografia, poi mi feci più ardito. Si avvicinarono i sovietici, qualcuno lì mi disse, ma che foto fa? Dico, ma souvenir, ricordo, con l'interprete, insomma. Con molta apprensione e molto timore riuscì a portare questi negativi fuori dalla Russia e poi un grosso settimanale ne pubblicò 10 pagine e fu uno scoop a livello mondiale. Grazie.